Andrea, ci è arrivato un mega pacco da Decathlon. Tra l'altro su Decathlon si può ordinare online e poi ritirare al negozio, ma se questo te lo tiro, secondo me faremo un patatracca. Sto pensando che quando abbiamo ripostato la storia del Decathlon mi sono già arrivati un po' di messaggini sotto di miei amici che lavorano al Decathlon, che hanno detto che dobbiamo parlare bene, sembravano un po' minacci, sembravano. Onestamente parliamo bene del Decathlon in generale, alla fine ci sono delle opzioni di acquisto molto interessanti e poi si possono comprare tantissime cose. Ad ogni modo, io sono davvero preoccupato perché sono indeciso se tirarlo a te, alla telecamera o al coniglio. Se la tiri sul coniglio lo spiacci. No, comunque a parte gli scherzi, sponsorizzo sempre Decathlon, comunque qualità prezzo rimane sempre top. Si trovano delle cose anche fighe. Poi questo qua periodo di saldi, loro fanno dei saldi clamorosi. Mi ricordo portavo a casa della roba a 5-10 euro e ho una giacchetta, quelle riflettenti dell'inverno, super, che quando piove forte la metto. La uso due volte all'anno, però uso sempre quello. Va bene, dai, te la tiro, non posso aspettare. Vado, vado. Questo l'ho preso al volo. No, sei stato molto bravo. Poteva essere peggio. Bravo. Procedi con l'unboxing e magari fatti aiutare dai denti del coniglio. È arrivato Bunny. È un po' grande quella scatola per contenere una e una sola scarpa. Aspetta, non far partire il coniglio. Ah, beccato. Sono... Vai, procedi. Aia, non sono dentro nella scatola, eh. Vabbè. Ah no, guarda, sono dentro nel sacchetto. Questo è un primo sacchetto. Tiramene una intanto. In testa. Sì, ma senza guardare... No, dai, diciamo, porca Eva. Ce la puoi fare? Sono legate. Ah, sono legate. Erano. Guarda come si lancia una scarpa senza guardarla. Questa mi sembra una scarpa molto racing, eh? È una scarpa molto racing. Tolgo la carta. Ha un A1 classica, diciamo. Posso guardarla? Puoi guardarla. Che si è? Chiama KD800. No, sto guardando che non è, sta sopra i 20 mm questa, quindi non si può usare in pista. Poi metterò chiaramente tutti i dati e poi vediamo. Solo che la sfiga vuole che ho preso il tuo numero, aspetta un attimo, te la lancio anche questa. Vai, chiaramente tu ce l'hai fosforescente, no? Diciamo che a colori mi è andata nettamente meglio a me, eh? Cioè il tuo non era male, ma guarda questa. Guarda, la provo subito. Beh, scarpe da ripetute e da gare queste, no? Sì, sì, assolutamente. Forse scarpe... L'altra volta mica parlavi delle scarpe di triatleti. Ora, non faccio triathlon, so che prediligono scarpe secche e veloci. Direi che può fare al caso loro. Messa al piede, scarpa filante. Hanno dentro una... tipo una soletta di Pebax? Sì, 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 assolutamente. Andrea, facciamo una cosa, un piccolo brainstorming e poi decidiamo, e ti faccio qualche domanda su questa scarpa, quali sono le principali caratteristiche. Brainstorming, quindi adesso immagino caffè, giallo, pesca, parole a caso. Dai, una l'ha già messa al piede, facciamo mezzo giro. Dobbiamo farci, va bene, dai, dopo te lo dico dopo perché ho questo mezzo dubbio che mi attanaglia da una vita. Va bene, a dopo, ciao! Andrea, allora, cosa ne pensi di queste scarpe di Decathlon che non sono il modello con piastra in fibra di carbonio, ma sono scarpe davvero molto veloci? Come ti dicevo, sono quelle, sì, hanno l'inserto in Pebax qua, Up & Bar, si chiama la loro tecnologia. Credo che parta da qua dove c'è questa linea nera e arrivi di qua. La linea nera è solamente disegnata, eh. L'inserto si dovrebbe iniziare da lì e andare fino all'avampiede. Questo è il modello che va a sostituire l'ultralight che avevamo provato quanti mila anni fa, forse non è neanche i footage. Ho tutto di tutto, poi è chiaro che la qualità è aumentata sensibilmente con gli anni. Sicuro rispetto all'ultralight che qualcuno ha usato, la mescola è diventata molto più morbida e quindi già quello è un punto a favore.
L'avevo usata in pista per fare qualche allenamento veloce, era davvero tanto tanto dura. Questa scarpa è stata un po' ammorbidita, sicuramente di schiuma ce n'è relativamente poca, è una scarpa che pesa 200 grammi circa, forse un pochino di più, non può esserci troppa schiuma ammortizzante. Invece a livello di numero, che numero suggeriresti? Stesso numero o mezzo numero in più? Direi assolutamente stesso numero, sta giusta. Non la prenderei più stretta per paura delle unghie nere, direi stesso numero solito. Guardare sempre la misura americana e anche se in questo caso abbiamo visto che i numeri di entrambe le scarpe sono uguali, cosa strana perché comunque c'è mezzo numero in più. Vabbè, comunque adesso metterò poi il footage dei numeri e lasciamo a voi la scelta. Invece Andrea, a livello di tomaia come l'hai vista e che sensazioni ti ha dato e le trovi avvolgenti? Trovo la scarpa molto filante, sicuramente una tomaia direi tra virgolette classica, è un knit, non mi dispiace per niente, diciamo, non è quelli super racing che hai paura che si possano rompere dopo pochi utilizzi. Mi sembra che abbia degli insertini di morbidezza in più qua sui lati e sul tallone. Guarda qua, un pochino di ciccina c'è, comunque per renderla più confortevole. Tallone morbidissimo, in generale nulla da segnalare di problematiche. Tutta la tomaia e la linguetta molto racing, ma non estreme, ecco. Invece a livello di tallone e di stabilità, come hai visto questa scarpa e cosa ne pensi per l'utilizzo per chi volesse correre davvero forte? Beh, se non sono stabili queste scarpe non saprei dire quali altre. Direi che il tallone è bello, bello protetto comunque, a quanto sarà qua? Un 25-30 mm di... No, 30 mm no. Di schiuma nel tallone, morbida, perché per di più finisce il payback, si sente proprio che è morbido qua dietro e il tallone, diciamo che a me non crea problemi una conchiglia così morbida. E invece a livello di battistrada come l'hai vista e cosa ne pensi della trazione di questa scarpa? Il battistrada è molto intagliato, però per assurdo gli mancano un po' dei buchi, bisogna provarlo secondo me sul bagnato, sullo sdrucciorevole. Loro hanno detto che dovrebbe tenere molto, aspettiamo la prossima recensione per dire come vanno su pista bianca o bagnato. Spero di non provarle sul bagnato, a dire il vero. Una cosa che invece mi chiedo sempre, ma lì ce lo devono dire i marchi, è perché c'è il tessuto sotto la, come si dice, sotto al battistrada. Ecco, quella roba lì non... anche Puma ce l'ha. Il tessutino così che si vede. Boh. Invece Andrea, l'ultima domanda ti chiedo, a chi sono adatte queste scarpe e soprattutto, secondo me, ne parlavamo fuori onda con il Coffee, penso che a livello di un triatleta potrebbe essere una scelta abbastanza vincente visto che comunque si allacciano in un battibaleno. Sicuramente sono scarpe per atleti leggeri, quindi sotto i 75 kg anche loro. Sono scarpe per atleti che devono far gare veloci, quindi secondo me 5-10 km sopra perdi un pochino, secondo me, di efficienza con una scarpa ormai così leggera e bassa. Qualche anno fa sarebbero state giuste anche per la maratona, adesso come adesso ci sono altre 1000 scelte che risparmiano un po' di più la gamba. Secondo me sono scarpe ottime per i triatleti, poi conta che mi sembra che Decathlon abbia anche i lacci, quelli che tiri così. Scarpa per gare corte, quindi te pensa quando fanno triathlon sprint, secondo me ci sguazzano di brutto. Chiaramente a livello di protezione non è moltissima, la mia caviglia correndo in giardino ha sofferto parecchio, però sicuramente ci corri forte. È ovvio che non ci andrei a fare un Letta 530 quando peso 80 kg. Una scarpa da gara, una scarpa per gare corte, secondo me dal suo. Poi per di più, ti ripeto, i triatleti sono persone che vogliono sentire bene il terreno e quindi direi che è una scarpa ottima. Se non sbaglio Mattia Saron ce l'aveva e quindi poi magari lo metto sul filmato e comunque sì, sicuramente ci corri velocemente. Grazie Andrea, stay strong, keep running, ci vediamo alla prossima, spero di incontrarti a qualche gara a questo punto. Sì, al massimo ci vediamo a Canegrate, esce prima o dopo Canegrate questa, non lo so, vediamo. No, questa esce subito Andrea. Allora dai, se ci vediamo a Canegrate. Va bene, ciao alla prossima. Ciao alla prossima.